Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati sulla serie Tedeschen. Tedeschen, oggi ragazzi dobbiamo trebbiare la vena. Vi ricordate l'ultima volta ci siamo lasciati con la venuccia tutta da seminare? L'abbiamo seminata, abbiamo fatto tutto, adesso è arrivato il momento di trebbiarla. Per trebbiarla oggi non andremo a usare la mia bellissima Arcus, ma ci faremo portare una trebbiuccia, diciamo amici, una trebbiuccetta in prestito, così per provarla. E ovviamente, come avrete già letto dal titolo, parliamo della trebbia di Black Ice, che è uscita ieri, la New Holland TF. Fermo subito i citofoni che magari potrebbero dire: ma è una serie tedesca New Holland? Innanzitutto New Holland non è un brand italiano, ma è un brand conosciuto in tutto il mondo, anglo-americano, italiano, è un misto di Ford, New Holland e Fiat, quindi non è un brand italiano. Seconda cosa, ci sono video reali e li ho visti, perché prima di fare questo video mi sono documentato, quindi citofoni zitti e muti, come direbbero i Maneskin, zitti e muti, zitti e buoni, dove ci sono tantissimi video tedeschi, di persone tedesche che usano proprio la New Holland TF, proprio questo modello qua. E quindi andiamo a provarla, invece di provarla sulla serie italiana che già c'ho la X9 eccetera eccetera, qui con i campetti piccolini ha un senso, ha molto più senso secondo me. Quindi andiamo subito a vederla. Sapete che Robertino fa anche un test mod mentre che gioca, quindi test mod e gameplay insieme. Eccola qua, TF, serie TF, 85.000 euroni, o 7.000 litri il serbatoio. Colore dei cerchioni, possiamo scegliere il colore dei cerchioni, bianco o giallo, beh, preferisco gialletto. GPS no, perché tanto è affittata, facciamo tutto a mano. Cingolato standard o pneumatici larghi? Pneumatici larghi. Motore Electra, oddio, quando dico Electra mi viene in mente una ragazza, ma non posso dire chi, ma l'avrete già capito. TF Electra, prendiamo quella massima. TF78, ma sì, chi se ne frega. Quindi abbiamo come configurazione motore abbiamo la TF76 da 260, la TF76 Electra Plus da 286, la TF78 Electra da 330 e la TF78 Electra Plus da 360, che è quella che prenderemo noi adesso in considerazione. Eccola qua, amici. L'accendiamo, adesso vediamo se c'ha le sue lamotte. Vediamo se c'ha la sua lamotta. Aia, ho spaccato l'Arcus in retromarcia. Vediamo se c'ha la sua lamotta. Vediamo se c'ha la lamotta. Allora, andiamo nelle mod, nelle lame mod, nella categoria mod delle lame. A, B, C, D, F, G, H, L, M, N, P, P, R, K, K. No, non c'ha la lamotta sua? Non c'ha la sua lamotta? No, non c'ha la lamotta, la sua lamotta. Vabbè, mettiamo una lamotta, una lamottina da 6 metri. Gli mettiamo una 6 metri, no, questa è 4 metri, non va bene. Gli mettiamo una 6-7 metri, ce l'abbiamo? Ci abbiamo la classe per 7 metri, ma mi sembra che non sia proprio il massimo una lama. A parte che io ho visto testate messe su trebbie a caso nella realtà, 13 metri, 4 metri e 2, 10 metri, 8 metri della... Mettiamo questa, ah, ma mi sa che è questa, vero? È questa la sua, 7 metri e 6, la Varifid 25, ma sì, è questa la sua, sono sicuro che è questa la sua, è questa la sua, ottimo, quindi gli attacchiamo la Varifid e andiamo come una ranocchia va in uno stagno a gracchiare. Ok, apriamo, vediamo l'F1 se c'ha qualche comando particolare, che ne so, apri la porta, abbassa la porta, fammi il caffè, prendi il caffè, no, niente di particolare, fatemi chiudere l'F1, via, mi devo ricordare che devo fare la paglia, mi raccomando, via, andiamo. Eccola, ecco la pagliotta ed ecco la New Holland TF780 al lavoro. Sì, 780, 78 al lavorocchio. Ci sono stato molto attento, raga, a seminare i campi,
quindi non ci dovrebbero essere pezzi di altre colture che faranno fermare la trebbia. Dovrebbe andare tutto come previsto, come previstino. Bene, bene. Ieri, oltre a questa, è uscito anche un bellissimo John Deere 9R. Bellissimo. Sta anche per uscire il 9RX, sempre dello stesso modder. Ma quello ovviamente lo acquisteremo nella serie americana. Andiamo ad acquistarlo qua. C'entra ben poco un 9R su sta mappa. Ok che c'hanno i John Deere, ma non è che c'hanno i John Deere così grossi qua nelle piccole campagnette tedesche. Sta molto meglio sulla mappa americana. Guardate che bella questa New Holland TF78, per chi come me è amante dei New Holland e di questo bellissimo brand, non poteva non acquistare questa trebbietta. Tra l'altro ho visto su YouTube c'è anche un video presentazione, si trova su un canale, e non mi ricordo che canale era, si trova proprio il video presentazione di questa trebbia in italiano. E poi, come ho già detto, ci sono tantissimi video tedeschi che usano questa trebbiuccia qua. E appunto mi si è accesa una lampadina, ho detto vogliamo andare a provarla sulla serie tedesca. Ovviamente è solo una prova, raga, perché abbiamo l'Arcus che è più grossa, c'è la lama più grossa, cioè non conviene comprare sta cosa qua. Però dovevo fare un gameplay, dovevo fare il test mod, invece dico fammi fare un gameplay test mod, così prendo due piccioncini con una favetta e siamo tutti più contenti. E dite voi, siamo tutti più contenti. Devo dire che preferisco le New Holland, quelle un po' più recenti. Questa come modello è un po' troppo squadrata, un po' troppo rettangolare, come si può dire, un po' troppo... Però va bene, dai. È sempre una New Holland. Non so se questo è un modello che è nato dopo la fusione, adesso non ho ben presente, dopo la fusione con Fiat, ma credo di sì però, perché il video presentazione... Me lo ricordo, era abbastanza recente, era a colori, non è che è un video sgranato dell'anni de nonno, insomma, è un video recente, quindi penso che sia uscita, commercializzata, anzi adesso vado a vedere su Google, raga, mentre che gioco guardo su Google e ve informo, cioè ma dove lo trovate un altro canale così? Cioè i detrattori potranno romper ca quanto vogliono, ma... canale come Robby Mello non c'è, bisogna essere oggettivi. Allora, TF78 New Holland scrivo su Google. Aspetta, vediamo un po' che mi dice Google. Guardate i video tedeschi, cioè addirittura se lo scrivete su Google, scrivete come ho detto io, New Holland TF78, come primo video vi esce un video tedesco. Quindi voglio dire, cito. Zitti belli, cito. Allora, del 1998. Allora, la New Holland TF78 E Plus è una trebbia del 1998-2003, quindi è stata in commercio fino al 2003. Quindi 98, siamo già in piena New Holland Ford Fiat Agrice, nella New Holland odierna. Quindi sì. Tanta roba, quindi è una cosa abbastanza moderna. Dal design sembrava un pochetto più vecchia, invece si vede che a New Holland proprio piacevano questi design squadrati così. Poi per fortuna hanno cambiato tipologia, c'è il design quello tutto sinuoso, tondeggiante della CR e dell'ultima CH770, credo si chiami, quella che troveremo su Farming Simulator 22. A proposito di Farming Simulator 22, amici, avete visto il Factsheets 2 di ieri? Ve lo lascio qua se ve lo siete perso, ve lo lascio qua su in alto nella scheda informativa qua su, mi raccomando. Tra l'altro, amici, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei simulatori e di Farming Simulator soprattutto. Quindi, ragazzi, mi raccomando. E nel Factsheets di ieri, l'azienda italiana... che fa telescopici e carri miscelatori, la Faresin, credo, adesso non mi ricordo, credo che sia quello il nome, Faresin. Tanta roba, non me l'aspettavo questa azienda italiana, quindi grandi brand italiani, McCormick no, però fa parte della licenza Landini, quindi Landini, Faresin,
Insomma, di roba italiana ce n'è, questo per chi magari si lamentava della mappa. Sì, ok, la mappa è francese, ma volendo si adatta pure a mappa italiana, quella, diciamo la verità. Ma tanti mezzetti, tanti brandini italiani, tanta robetta italiana. Insomma, io sono molto soddisfatto. A ogni factsheets sono sempre più soddisfatto, amici miei, de farming. Molto, 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 molto di questo nuovo farming. Se andate a vedere poi nella scheda dei mezzi, lo vedremo meglio domani mattina col mod news, ci andremo insieme. Ci sono già, c'è già qualche brand che abbiamo visto e qualche mezzo, tra cui la roba della Case. Ci abbiamo già il Case Maxum e la Case raccoglitrice come si chiama? Zucchero di canna, lì, la canna, ok, la raccoglitrice di canna da zucchero, che purtroppo ci ritroveremo pure sul 22. Io avrei fatto volentieri a meno della canna da zucchero e di tutta l'attrezzatura della canna da zucchero sul 22, perché diciamolo, ma chi c'è gioca, raga? Ma chi c'è gioca? Hashtag ma chi c'è gioca. Perché ne avrei fatta a meno? Perché voi dovete capire che la Giants non è che riempie il suo gioco a morte, cioè che lo riempie di roba. Se mette un mezzo ne leva un altro. Loro hanno uno standard per non appesantire il gioco né sulle console, ma nemmeno sui PC. Non vogliono creare un gioco con troppi mezzi, perché poi tanto loro sanno che ci sono le mod e quindi fanno una cosetta standard. Voi dovete pensare che ogni attrezzo che c'è per il cotone, per la canna da zucchero, che sono cose che si fanno poco, tolgono spazio ad altri mezzi. Quindi pensate che magari ci sarà un Landini in meno, capito? O un Fiat in meno per fare spazio alla roba della canna da zucchero, un po' meno del chiccherone. Però vabbè, che dobbiamo fare? E lì purtroppo ci sono anche cose aziendali, le licenze e cose varie. A proposito di Landini, c'è anche, come avete visto, c'è il McCormick. Adesso non mi ricordo il modello, ma dovrebbe essere l'equivalente del Serie 7 Landini. Quindi sicuramente vedremo anche il Landini Serie 7. O lo vedremo nel gioco di default, o lo vedremo uscire come mod Giants, oppure volete che qualche modder non estrapoli il McCormick e lo reskinni e lo faccia Landini Serie 7 per console e PC? Cioè, me lo vedo già, raga, me lo vedo già con la sua bella livrea blu scura. Mamma mia, sto assaporando. Sentite che sapore di Landini. Sapore di Landini, sapore di Landini. Lo voglio su farming per grandi e piccini. Tutti insieme, evviva Landini. Non solo da frutteto, anche da campo. Qualcuno mi ha chiesto, Robby, ma il tuo uscirà? A parte, ragazzi, che io non c'ho più il gruppo modding, l'avrò detto 8 miliardi di volte, però magari è qualcuno nuovo che mi segue da poco. Non ho più il gruppo modding, non faccio più mod. Le persone che collaboravano con me, soprattutto la persona, diciamo, principale che collaborava con me nel gruppo modding, adesso lavora con Black Ice, cioè collabora con Black Ice, e quindi io non ho più il gruppo modding. Ma comunque non sono più interessato al mondo del modding, diciamo a creare mod, a fare mod. Quella è stata un'esperienza, un capitolo della mia vita che comunque è chiuso. Adesso mi concentro sullo streaming, sui video. Ho preso un'altra strada, mamma mia, mi è caduto un pezzo di lingua. Un'altra strada a me più congeniale, insomma. Nella vita non si può fa tutto. Le persone, quelle che vanno fa tutto, alla fine non fanno niente. Bisogna capire quali sono i propri limiti, le proprie capacità, eccetera eccetera, e saper dire no, questo non fa per me. Il modding non faceva per me, e quindi no, niente. Ma comunque non vi preoccupate, perché De Landini Legend sicuramente ne vedrete molti su FS22. Fatevi servì da Robby Mello, fidatevi da Robby Mello, non avete bisogno del mio, che poi tra l'altro era una reskin dello Stara, quindi niente di che. Dovete stare tranquilli, ne vedremo tantissimi, sono sicuro, de Landini. Oh, raga, non vi ho fatto un po' di Cab We Have, scusate, non vi ho fatto un pochino di Cab We Have. Adesso siamo all'interno della Trebbia, finiamo col Cab We Have. Non so perché, così come la CR1090, pure questa c'ha sti cacchio dei vetri che sono nebbiosi, vedete, sono annebbiati, ci sono i vetri annebbiati, nebbiosi. Questa è una, cioè, magari sono fatti proprio così, ma non so se è un problema di material, non lo so, o sono fatti proprio così, ma anche altre mod delle New Holland, CR6, CR9, CR10, hanno sto problema, che c'è sto vetro che sembra appannato, sembra che c'è il fumo dentro la cabina.
Non lo so, non lo so. A me non è che mi piace molto così, perché già vedo così de mio nella vita. Poi così mi si accentua. Noi che portiamo gli occhiali spesso quando ci si appannano, quando sono sporchi, vediamo proprio così, capito? Ci ricorda brutti, 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 brutti momenti, eh? Comunque, raga, io mi fermo qua perché quello che dovevamo fare l'avevamo fatto, quattro chiacchiere l'abbiamo fatta, la trebbia l'abbiamo vista, l'abbiamo provata. Posso invitarvi a seguirmi anche sull'altra piattaforma? Quella viola, dove sono in live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20:30, tranne il sabato sera? Vi posso invitare anche di là, amici, che facciamo due belle chiacchierotte? E poi posso ringraziare gli amici abbonati che danno la vita a questo canale con la loro gentilezza, con il loro caffettino offerto a Robby Mello. L'abbonamento quello più basso non è niente, raga, è un caffettino. È un caffettino. E con questo caffettino sono tante piccole gocce che creano il mare dove il canale galleggia. Quindi grazie, grazie amici abbonati, a tutti quelli abbonati e a quelli che si abboneranno. E grazie anche agli amici che acquistano Farming Simulator e il Season Pass dai miei link qua sotto, invece di magari comprarlo su Steam o da altre parti. Se lo comprate da qua sotto mi aiutate a salire la partner, mi aiutate a salire le vette della partner e magari in futuro potrò avere qualcosa in anteprima, portarvi cosette in anteprima, chi lo sa. Tutto dipende dal livello partner. Ancora sono quello più basso. Il livello non conti un ca. Non conti un ca. Non conti un ca è una parola francese. E il livello non conti un ca. Da non conti un ca mi piacerebbe, insomma, salire un pochettino. Ed è veramente grazie a voi che sarà possibile tutto questo. Grazie veramente, amici. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!